La scienza nuova la devono leggere i filosofi politici, non i filosofi monastici e solitari, perché la filosofia serve a fondare le nazioni. Filosofo e giurista napoletano, Giambattista Vico nacque nel 1668 in via San Biagio dei Librai, dove visse nella casa del padre fino all'adolescenza. La sua originale dottrina, esposta nel trattato Scienza Nuova, è stata presentata dal professor Biagio De Giovanni in un'appassionata ed elegante lezione magistrale tenuta nella sala del capitolo di San Domenico Maggiore. In opposizione al razionalismo cartesiano, Vico esalta un sapere intessuto di fantasia e di poesia che emancipa gli uomini dalla condizione primordiale. Cercando di individuare le leggi che regolano lo sviluppo della società umana, formula la teoria della ciclicità della storia, basata sul ripetersi di tre fasi fondamentali. Vico dà molto spazio agli affetti, alle passioni, alla poesia, al fantasticare, all'ingegno. Perfino la metafisica, come avete sentito, diventa metafisica fantasticata, che è una parola straordinaria. Vico perché ci fa pensare oggi? Perché oggi siamo in tempi di crisi. Oggi non abbiamo l'impressione che la storia sia destinata a grandi progressi e al miglioramento complessivo dell'umanità. È carica di crisi la storia. E Vico è un pensatore della crisi della storia, non è un pensatore dell'ottimismo sulla storia. La lezione su Vico è il secondo appuntamento del ciclo L'orgoglio è un pensiero pensato a Napoli, conferenze pubbliche sul contributo della cultura napoletana al pensiero italiano ed europeo.